ci siamo capiti? Ormai ci conosciamo, no? E poi hai sempre in serbo per voi qualcosa, o qualcosa. Ma allora noi non siamo dei rompiscatole qualsiasi. Ma no, siete preziosi, siete pezzi unici. E ci sarà sempre qualcuno che vi vuole bene, o qualcuno. Vedo che tu ti chiami solo insoletto perché sei un piccolo soletto in lumina e fa venire le idee. È qui la festa? Che bellezza! È tutto un brulichio di paure qui. Noi ci siamo tutti, ragnetti, pidocchietti, la mia tarantola, moscerini. A proposito di moscerini, manca Fantasmino. Eccomi, eccomi. Aia, mi scappa la pipì. Ci stava meglio prima tra il pubblico. Pubblico? Ah, ma allora noi... Caterina, dai, che ti prende? Trasformatosi già in un blocco di sale, mi ha fatto. E qui, ho la paura di recitare, entro in scena io. Ma mi sa che, paura di recitare, addio, ormai si è tramontata. Tra i bimbi d'oggi, nessuno ha più paura di salire un palcoscenico o far brutta figura. Anzi, di solito non vedono l'ora di exhibition show o di fare una gara canora. Caterina, reagisci! Con tutta questa gente che mi guarda, le gambe che mi tremano, non posso neanche nascondermi in bagno. Serve un aiuto? No, no! Ascolta, Caterina, manca poco alla fine. Se ce l'hai fatta fin qui... Davvero ce l'ho fatta? Sì, certo. E ce la faremo fino alla fine. Non è vero? Ve lo dicevo io che sarebbe arrivato il momento di salutarci. Ora non c'è più bisogno di me. Eppure di noi! Che bellezza! Ma alla fine voi paure a cosa servite? E domani? Sembrano farvi presto. A farvi amare le creaturine. A farvi amare i vostri simili. A farvi diventare psicopatici. A farvi diffidare dagli alieni. Non noi paure sappiamo rendervi consapevoli. A farvi fare addosso. A farvi star bene con voi stessi. A farvi essere diversi con i diversi. A farvi studiare e a farvi dire ce la faccio. Mi sento uno straccio. A farvi tremare. A farvi scappare. A farvi restare umani. A farvi restare sani, a farvi diventare solidali, a farvi sentire speciali.